senso. Hai batterie. Due parole solamente per ringraziare tutti quelli che sono qui stasera. Si sente? Non si sente niente. Due parole solamente per ringraziare tutti quelli che sono qui stasera. Io parlo a nome di tutta la città che stasera ha messo la sua faccia in questa manifestazione. È la più bella bandiera di tutti. È manifestazione di coraggio. E questa è una città che non è rassegnata e non si rassegnerà mai. Qui a Siena sono venuti tutti a prendere e noi invece vogliamo costruire. E questo è l'anno zero di una ricostruzione di una città. Non si sente? Chi è in questa piazza stasera vuole esprimere tutta la sua indignazione verso una classe dirigente incapace, che ha distrutto il passato e il presente e rovinato il futuro di questa fiera comunità e del suo territorio. Una classe dirigente che anche oggi, al netto dei finti proclami di rinnovamento, continua a dimostrare tutta la sua incapacità di cambiare passo davvero, continuando così a devastare quel che resta delle poche risorse cittadine. Esattamente 7 anni fa, con l'acquisto di Antonveneta, cominciava una tragica catena di scelte sciagurate che, una dopo l'altra, hanno messo in crisi praticamente tutte le storiche istituzioni senesi, a partire dalle più gloriose. Non è vero che nessuno aveva dato l'allarme, alcuni lo fecero, purtroppo sempre pochi, ma furono per lunghi anni emarginati, vilipesi, silenziati, additati come disfattisti. La città, nella sua maggioranza, ha preferito credere alla vulgata del potere imperniato sul partito dominante, e tutti sappiamo qual è. Per cui tutto andava bene, tutto era sotto controllo. Si è visto bene ora chi aveva ragione. Purtroppo. La cosa più grave è che anche oggi i risultati disastrosi della classe dirigente del PD, che qui si dice, e del fallito trasversale sistema Siena sono sotto gli occhi di tutti. Anche oggi gli uomini del potere continuano a negare l'evidenza, continuano a predicare fiducia proprio mentre contemporaneamente collezionano una sconfitta dietro l'altra, tutte naturalmente consumate sulla pelle e a spese della città e del suo territorio. Senesi, chi la difende Siena? Il primo che dovrebbe difenderla duramente se necessario è proprio il primo cittadino, e vi pare la stia facendo? Il sindaco, dopo tante promesse di cambiamento fatte in campagna elettorale, una volta ottenuto lo scopo di rimanere al potere, ha fatto presto a rappacificarsi perfino con la parte più retriva del suo partito. Un apparato che nel suo complesso non dà speranza di redenzione, può solo continuare a fare danno. Deve solo andare a casa. Bravo! Bravi voi, bravi tutti noi che siamo lì. Consentire il ricambio di una classe dirigente che è urgente sostituire con persone, donne e uomini tutto nuovi e mai compromessi con il sistema Siena, che animino davvero questa città e che l'amino, la conoscano profondamente e la servano senza interessi personali, ma pensando solo al bene della comunità. Occorre liberarsi definitivamente dalle interferenze romane e fiorentine che hanno devastato Siena. Occorre una rappresentanza vera, popolare, e occorre liberarsi da faccendieri, elemosinieri e accattoni della politica. Bravo genio! Ciò che brucia di più in questa infinita transizione è proprio il fatto che nessuno, pur preposto e con il ruolo per farlo, prenda le difese di Siena. Chi la difende Siena? È tutto un farsi complimenti a vicenda, è tutto un sostenersi reciprocamente fra le tessere dello stesso mosaico. È tutto un groviglio, per niente armonioso. Come prima, peggio di prima. Ora basta. Per
favore, basta, andate a casa. Ed allora, da oggi, i cittadini senesi stessi hanno deciso di difendere Siena in prima persona. La loro presenza qui richiede coraggio, assunzione di responsabilità e vuole testimoniare tutto l'orgoglio di una città ferita ma non rassegnata. Grazie concittadini, grazie Siena, grazie. Ora è urgente e indispensabile unire gli sforzi di tutti i senesi di buona volontà all'opposizione del sistema, da antica data o magari da poco, ma finalmente giunti alla consapevolezza che la città deve reagire. Deve reagire con tutti i mezzi leciti a disposizione, in particolare con le elezioni e le altre forme di rappresentazione popolare, andando sempre a votare per non favorire chi ha il potere, per licenziare questa nefasta classe dirigente. In consiglio comunale, questi consiglieri che sono questa sera, tutti, tutta l'opposizione, sosterremo ogni iniziativa utile a contrastare l'operato di una classe dirigente politica non all'altezza di garantire il bene comune. Al di fuori del palazzo continueremo a marciare insieme, staremo addosso al potere senza concedergli tregua, ma abbiamo bisogno dell'aiuto dei senesi, che devono stare svegli, vigili e devono fare buon uso della memoria storica su tutto quanto è successo e sulle varie responsabilità, soprattutto nei momenti decisivi. Questa città sta vivendo una tragedia, ma non vuole arrendersi. Bisogna risvegliare le potenzialità che ancora ci sono, soprattutto la voglia di fare e la creatività dei cittadini, liberati dall'oppressione di un potere soffocante e ottuso. Siena può farcela, tutti insieme ce la faremo. Coltiviamo la nostra passione civile e la balzana. La balzana tornerà a sventolare orgogliosa. Viva i senesi, viva la libertà, viva Siena. Thank you.